quando si parla di musei, ci sono musei tradizionali come l'archeologico, ci sono luoghi museali come Pompei e Ercolano, ma ci sono luoghi inaspettati come la Metropolitana di Napoli, che è un museo a cielo aperto dove i più grandi artisti contemporanei sono riusciti a esprimere il meglio di loro stessi. Presentata a Palazzo San Giacomo la guida Campania, i musei e i luoghi dell'arte, curata dal quotidiano La Repubblica con la prefazione del ministro della cultura Gennaro San Giuliano. Innanzitutto è una guida ben fatta che rappresenta uno strumento utile per i turisti che vogliono approfondire la conoscenza delle grandi bellezze di questo scrigno di tesori che è la città di Napoli, ma anche per gli stessi napoletani, perché a volte bisogna conoscere anche se stessi, e quindi Napoli può svelare in ogni attimo delle sue bellezze. Quindi complimenti allo staff del collega Cerasa, lo chiamo collega perché è un mio collega, per questo straordinario lavoro che è riuscito a realizzare. 40 e più luoghi della cultura della Campania, che poi sono i luoghi più o meno gettonati, alcuni anche non gettonati, che giustificano un viaggio, che giustificano un riconciliarsi con la storia, con la nostra, col passato, ma anche col futuro. Il volume percorre i tesori artistici e monumentali del territorio campano ed include un repertorio di suggerimenti per mangiar bene nelle 5 province della regione. Sempre più turisti fanno base a Napoli per visitare la città, ma visitare le grandi bellezze dell'area metropolitana. Per questo motivo questa guida consente di avere un quadro complessivo di tanti luoghi conosciuti, ma anche di tanti luoghi meno conosciuti, che rappresentano per i turisti, ma anche ovviamente per i cittadini, una nuova scoperta. Napoli è la città dei 1000 tesori e noi cerchiamo sempre poi di aprire il 1001, quello che dà qualche novità ulteriore, e l'anno prossimo ce ne saranno di nuovi che verranno messi a disposizione dei tantissimi visitatori e dei tanti nostri cittadini.